Pier Giorgio Giraldi, la presentazione della lista che contenderà il consenso elettorale a Borghetto Santo Spirito, tante idee, tanti programmi, quello che spicca una lista con tante personalità di competenze di mondi diversi che possono dare il loro contributo. Sì, abbiamo creato una lista veramente ricca, di cui sono fiero e orgoglioso. Una lista messa in piedi in 50 giorni, perché l'incarico mi è stato deciso tutti insieme circa 50 giorni, 2 mesi fa. In questi 2 mesi abbiamo messo in piedi una lista veramente importante. Abbiamo un sacco di competenze borghettine, competenze che vanno a coprire un po' tutte le esigenze, quasi tutte le esigenze della città di Borghetto. Mi sarebbe piaciuto sinceramente avere anche in lista un agricoltore e uno degli stabilimenti balneari, che sono un po' le due categorie che sono rimaste fuori da queste nostre liste. Credetemi che noi li abbiamo cercati, sia i balneari che un agricoltore, Lorenzo Michelini, che fino all'ultimo io avrei voluto in lista con me. Bene, a parte queste due categorie che forse sono rimaste non presenti nella nostra lista, il resto c'è veramente una lista delle persone competenti che mi daranno una grossa mano. Faccio riferimento per esempio alla vicecomandante della Polizia Municipale di Pietraligure, ai tanti commercianti che abbiamo in lista, al bar, gestori di bar, persone che si danno al sociale, ex presidente della Proloco, ex responsabile della Protezione Civile. Abbiamo il consigliere della società Calcio Borghetto. Insomma, abbiamo cercato in questi due mesi, e ci siamo riusciti, di dare voce a tutta la città di Borghetto. Ovviamente dare la possibilità a tutti di partecipare alla cosa pubblica in 12 nomi è impossibile, ma l'impegno mio e di questa amministrazione, se i borghettini ci daranno la fiducia, sarà quello di contattare, di ascoltare, di fare proprio e di realizzare quelli che sono i desiderata dei singoli cittadini, perché poi il cittadino ha bisogno che gli venga tappata la buca davanti a casa, che gli venga cambiata la lampadina perché è fulminata, che gli venga sistemata la strada e tutto quello che è la vivibilità normale di un paese. Questo è il nostro intendimento, questo è il nostro ciò che faremo se i borghettini ci daranno la loro fiducia.